Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Questa recensione me l'avete richiesta voi. Sì, sotto i video delle altre fototrappole ve ne ho già recensite alcuni modelli con tecnologia avanzata, con risoluzione elevatissima che costavano tantissimo. Qualcuno di voi mi ha chiesto una fototrappola che costasse poco e questa, pensate, costa 50 euro. È in offerta, adesso mentre vi sto registrando il video, è in offerta col 30% di sconto e costa 49,99 euro per l'esattezza. Ma il suo prezzo è circa 75 euro, non ricordo di preciso. Allora, cosa ha di particolare? Cosa mi avete richiesto? Chiesto voi? Una fototrappola che abbia lo sportellino che si apre, nel quale non è integrato l'obiettivo, quindi una volta posizionata ci permette di sapere dove sta inquadrando. Invece sulle altre l'obiettivo è posizionato sullo sportellino e quindi spostandolo cambieremo lo stesso. Una fototrappola che non costasse troppo, e questa non costa assolutamente troppo, ovviamente per non costare tantissimo ha delle caratteristiche sufficienti a soddisfare la maggior parte delle esigenze. Quindi una risoluzione in HD 1080p e delle fotografie 20 megapixel. Le fototrappole che costano di più sono destinate ad un utilizzo professionale, oppure chi per passione fa delle riprese naturalistiche, allora in quel caso vuole beccare pure il minimo dettaglio. Ma se voi utilizzate queste fototrappole per videosorveglianza, per tenere d'occhio qualche ambiente, per sorvegliare gli animali e tanto altro, ragazzi, 1080p ha voglia di vedere, si vede benissimo, si vede pure con le fotografie notturna, video e notturna, ha tante impostazioni, quindi secondo me è molto valida. Ed è la Seymour e il modello è CY50. Adesso la mettiamo sul bancone, guardiamo quello che viene dato all'interno della confezione e tutte le sue caratteristiche, ma ovviamente anche i video che ho registrato. Iniziamo. E allora guardiamo quindi il prodotto e la confezione con cui viene venduto. Ovviamente illustrazione del modello CY50 Seymour. Guardiamo l'interno, troviamo questa cinghia che ci serve a fissarla attorno a un albero, un palo, eccetera. Poi c'è un accessorio che ci permette di fissarla ad una parete. Io non l'ho utilizzato perché, come vedrete, era appoggiato su una ringhiera in legno, addirittura su una caldaia e poi sull'albero nella mia proprietà, dei piccoli tassellini. Quando comprate la fotocamera trovate gli accessori da questa parte e la telecamera da quest'altra parte, protetta da questa bustina. Ma guardiamo tutti i suoi elementi: ha uno sportellino nella parte frontale che ci permette di proteggere tutta la parte tecnologica, anche se io in realtà l'ho lasciata per 2 o 3 giorni con lo sportellino aperto, come vedete, con umidità eccetera, ma forse anche con qualche respiro di gatto, perché ho ripreso dei gatti, si è sporcato un pochettino il display. Questo è il microfono, questo è il tastino per poterla accendere, poterla spegnere, questi sono i comandi che ci permettono anche di navigare all'interno del menu. Poi abbiamo vari sensori e la telecamera, qua LED per gli infrarossi, e da questa parte troviamo l'ingresso per la scheda SD che viene data pure in dotazione. Una scheda SD da 32 giga che non riesco a prendere, ma devo riuscirci. Ok, una scheda da 32 giga per salvare tantissimi file. Pensate, io ho registrato tantissimi filmati perché ho commesso l'errore di posizionarla vicino all'ingresso di casa, ma il mio cane, come vi ho fatto vedere in qualche altro video, gira in continuazione, più il nostro passaggio. Tra l'altro avevo messo la sensibilità elevata, quindi ho trovato migliaia e migliaia di video e la memoria era ancora libera. Ha funzionato da giugno fino a 3 settimane fa con le stesse batterie. Per poterla inserire basta premere questo tastino con la scritta push, si solleva questa parte, quindi si estrae il vano batterie, considerate che ci sono solo 4 batterie e ancora funziona perfettamente. Da questa parte abbiamo l'ingresso USB, sinceramente non l'ho provato, non ho guardato nemmeno le istruzioni, ma penso che serva ovviamente a trasferire i dati direttamente al computer, e se vogliamo possiamo anche alimentarla tramite un jack da questa parte aprendo questo sportellino, e va utilizzato un alimentatore da 6 volt. Da questa parte c'è pure questa boccola filettata per poterla mettere eventualmente su un treppiedi, e da questa parte abbiamo l'ingresso per la cinghia, quindi si inserisce da questo foro, si fa uscire da quest'altro, si avvolge attorno a un eventuale albero e rimane appeso. Abbiamo questa parte zigrinata che evita che eventualmente possa spostarsi, e questo è tutto per quanto riguarda la descrizione della fotocamera, almeno le caratteristiche esterne. Ma stavo dimenticando di farvi vedere che eventualmente, anche se non è un antifurto perché si può rompere con facilità, ci sono questi 2 anellini che ci permettono di chiuderla con un eventuale lucchetto, evitare che qualcuno possa andare ad armeggiare con i comandi o rimuovere la SD senza la nostra autorizzazione. Adesso è arrivato il momento di accenderla, di vedere però la parte tecnologica di questa telecamera, di questa fototrappola. Come vedete, in basso sulla destra abbiamo un tastino scorrevole, sulla destra c'è scritto off, al centro c'è scritto test e a sinistra c'è scritto on. Quando lo sposteremo sulla posizione centrale, quindi su test, potremo sia visualizzare i file che dare alcune impostazioni tramite il menu. Invece posizionandola su on ci sarà un conto alla rovescia che poi attiverà automaticamente la registrazione, lo scatto delle fotografie, oppure entrambe le cose, perché possiamo decidere pure come utilizzarla e tutte le varie soluzioni. Allora, spostiamolo su test, ci dà il benvenuto con il logo Seymour, il display effettivamente è piccolo però si vede tutto bene. Premendo il tastino mod possiamo cambiare tra modalità registrazione
modalità fotografia, oppure vedere le fotografie che sono state scattate e i video che sono stati registrati. Andiamo indietro e qua abbiamo una fotografia che è stata scattata durante il passaggio di un gatto, ma adesso vi farò vedere comunque tutte cose dal computer per vedere anche la risoluzione della fotocamera. Come vedete, se impostate sia fotografia che ripresa, come perde un po' di tempo tra lo scatto fotografico e la registrazione video, ovviamente se l'animale o la persona che sta passando è molto veloce, attraverserà l'area in cui viene effettuata la ripresa e non rientrerà all'interno della stessa. Quindi in questo caso abbiamo un gatto che sta passando, ha scattato la fotografia durante il passaggio e poi abbiamo una ripresa mentre il gatto è di spalle, ma in questo caso il gatto è fermo. Quindi se io non avessi scattato la fotografia, avrei ripreso il gatto durante il suo passaggio. Nelle altre fotografie, come vedete, in questo caso pure si vede un gatto che sta per saltare. Nel video successivo il gatto è già saltato, quindi non è rientrato, ma questo accade su tutte le fototrappole quando viene attivata la doppia funzione. Abbiamo anche la possibilità, quando siamo all'interno delle immagini che stiamo riproducendo, di premere il tastino menu ed eventualmente eliminare la fotografia oppure inserire una protezione in modo che non si cancelli nel caso in cui decidiamo di cancellare tutte le foto. Ma sempre il tasto menu è possibile utilizzarlo in modalità ripresa oppure in modalità fotografica, decidendo la qualità dell'immagine, quindi in questo caso 20 megapixel, e la risoluzione video, quindi in questo caso 1080p. Quindi come vedete abbiamo tantissime impostazioni, tra l'impostazione della qualità dell'immagine, la risoluzione del video, possiamo decidere la lunghezza dello stesso video che può essere decisa fra pochi secondi, quindi 5 secondi, 10 secondi, 20, 30 secondi, ma anche 60 secondi, 3 minuti, 5 minuti, fino addirittura a 10 minuti. Abbiamo la possibilità pure di decidere se registrare solo i video oppure se scattare le fotografie oppure entrambe le cose. Possiamo dare tantissime altre impostazioni per quanto riguarda la sensibilità del punto del PIR, l'intervallo, la data, l'ora, il linguaggio che io ho impostato in italiano e tanto altro, ma impostiamo la fotocamera in modo che inizi a registrare. Quindi spostando questo tastino su on apparirà un conto alla rovescia da 5 fino a 0 secondi e adesso già la telecamera sta iniziando a registrare. Coprendo con le mani, come vedete, gli infrarossi si vedono, solo che ovviamente dalla telecamera sembrano molto luminosi, in realtà sono dei piccoli led rossi che però effettivamente si notano. Quindi se cercate una telecamera da nascondere completamente al buio, sappiate che questa telecamera effettivamente si vede. Quindi riaccendiamo le luci, togliamo quindi la memory card dalla nostra fototrappola e guardiamo la registrazione dal computer. Andiamo nella cartella specifica e come vedete qua abbiamo tutte le varie registrazioni. Guardiamo la qualità delle stesse registrazioni, inizialmente direttamente dal nostro monitor. Allora possiamo andare a vedere un file, per esempio questo, che è un gattino che si avvicina all'obiettivo e che lo guarda attentamente, incuriosito dello stesso. Questo monitor mi sta abbandonando, allora usiamo il mouse. Guardate, questo è un gatto che si è avvicinato alla telecamera e che quindi incuriosito stava guardando, insomma, di cosa si trattasse, per cosa fosse questa cosa che lo puntava addosso. Come vedete è un pochettino così stralunato da questo oggetto e secondo me è quello che ha causato poi queste macchioline. Si è avvicinato un pochettino troppo e quindi il display si è sporcato, non si è danneggiato ma si è sporcato leggermente. Quindi queste sono le varie riprese. Vediamo se c'è qualcosa di più interessante, perché c'è qualche video pure di giorno, per esempio questo o è lo stesso gatto oppure un altro, che anche questo confuso, si chiede cosa fosse questa cosa posizionata davanti al suo passaggio, perché i gatti arrivano da questa tettoia, percorrono questa ringhiera e salgono sul tetto della mia macchina lasciando le belle impronte quando scivolano. Quindi volevo vedere quali gatti fossero adesso li conosco. Ho provato pure a fare delle riprese su un ramo dove solitamente vanno degli uccellini, ma sinceramente non c'è andato nessun uccellino. Questo sono io che cerco di sistemarla, e anzi no, in questo caso la stavo rimuovendo, ma non c'è andato mai nemmeno un uccellino, quindi non ha ripreso nulla. Però come vedete il movimento delle foglie, avendo impostato una sensibilità alta, comunque ha attivato la registrazione del video. Adesso guardiamo la risoluzione delle fotografie, perché certo non ci servono per stampare fotografie per i matrimoni oppure fotoricordo, però dobbiamo riuscire almeno a riconoscere volti umani eccetera. Quindi guardiamo questa fotografia che risoluzione ha. La risoluzione effettivamente non è elevatissima, però come vedete si riesce a distinguere tutto, pure le foglioline eccetera. Quindi se dobbiamo riconoscere un volto umano, dobbiamo capire insomma quello che abbiamo nella nostra registrazione, si vede benissimo. E in basso abbiamo pure la data, l'ora, la fase lunare e la temperatura. Quindi abbiamo mezzaluna, 23 gradi, 15 agosto 2022 alle 6:22 di mattina. Quindi abbiamo tutti i dati registrati. Poi fotografie non dovrebbero essercene più, perché le ho disattivate, perché appunto la telecamera si occupa di registrare senza perdere tempo per scattare la fotografia. Quindi potessi perdere momenti come questo.
nel quale si vede questo gatto che poi salta. E effettivamente, se avessi scattato una fotografia, avrei perso tempo nello scatto della foto e poi mi sarei ritrovato questa ripresa dove il gatto si vede semplicemente mentre va via qua in basso. Adesso metto questi filmati, comunque alcuni di questi filmati, direttamente sul montaggio video e poi parliamo ancora di qualche altra caratteristica. Quindi questa fototrappola secondo me è un best buy perché ci dà la possibilità di registrare con una risoluzione adeguata a quello che dobbiamo fare noi. Se non siamo dei fotonaturalisti che vogliamo riprendere pure i micro dettagli della formichina che sale sul labbro, quindi abbiamo bisogno del 4K, anche il 1080p per tenere d'occhio le nostre proprietà va più che bene, ma non è grandangolare, quindi come avete visto, insomma, la ripresa è praticamente come se fosse fatta con un cellulare, non ha un angolo di visione molto ampio. Però riesce a registrare e a riprendere tutto ciò che passa davanti. Il sensore PIR è solo nella parte frontale, invece le telecamere più costose hanno diversi sensori e hanno anche diverse telecamere. E a proposito, ho già in mente di recensirvi un'altra fototrappola, ma con due obiettivi nella parte frontale, perché comunque ho capito che vi piacciono tanto e in tantissimi avete ordinato le fototrappole precedenti. Penso che questa per 50 € con quello che riesce a darci, sinceramente, li valga. Non sto invogliando nessuno a compiere nulla di illegale, mi raccomando, ragazzi, non giocate mai e non scherzate. Nemmeno per scherzo con la privacy degli altri. Comunque, se vi interessa, vi lascio il link giù nel primo commento nella descrizione. Già costa pochissimo, 50 € scontata del 30%. Non so se riesco a ottenere un codice sconto, ma se dovessi riuscirci, lo associerei giù al primo commento e nella descrizione per farvi risparmiare ulteriormente. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccare giù nella campanella e nel pollicione all'insù. Iscrivetevi e ci vediamo a tutte le mie prossime recensioni. Ciao da Riccardo e a presto.